Rendere la Calabria una regione più accogliente ed inclusiva è con questo auspicio che l'Ufficio per il partenariato della Regione Calabria ha accolto l'invito del Forum del Terzo Settore regionale per organizzare congiuntamente un incontro pubblico aperto a tutti gli operatori calabresi che si occupano di politiche dell'integrazione e dell'accoglienza dei migranti. L'incontro dal titolo Una Calabria accogliente ed inclusiva dal nuovo Piano Nazionale per l'integrazione alle buone pratiche regionali si è svolto nella cittadella regionale ed è stato pensato come un momento di dialogo per confrontare politiche e programmi nazionali e regionali, con quanto avviene quotidianamente sul territorio ad opera delle associazioni e delle organizzazioni che si occupano di migranti. A dare il via alla sessione mattutina caratterizzata dagli interventi istituzionali e la testimonianza del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che ha evidenziato le ricadute positive e le opportunità concrete sul territorio, che sono realizzate attraverso un modello di integrazione ed accoglienza che ha scongiurato lo spopolamento e l'abbandono dei centri minori. Tra gli altri è intervenuto anche Maurizio Alfano, coordinatore della Consulta Minori, che ha parlato della dicotomia tra il fare accoglienza e l'affare accoglienza, sottolineando che spesso in Italia la macchina della prima accoglienza non concede neppure il tempo di respirare a coloro i quali sono appena sbarcati sul territorio. Il prefetto di Catanzaro Latella ha ricordato che mentre in Lombardia sono stati soltanto 90 i comuni che hanno aderito al sistema SPRAR, in Calabria hanno sottoscritto l'adesione allo SPRAR più della metà dei comuni. È intervenuto anche il governatore della regione, Oliverio, il quale ha sostenuto che laddove si è pensato di fare accoglienza parcheggiando gli immigrati nei campi recintati, si è raggiunto l'unico risultato di acuire il senso di rabbia, insoddisfazione ed insicurezza. La Regione Calabria ha nel suo DNA, possiamo dire, è il valore dell'accoglienza. È una regione che ha nel corso dei decenni passati subito sulla propria pelle i processi di emigrazione. Centinaia di migliaia di calabresi sono andati oltreoceano, sono andati in altri continenti, spinti dalla ricerca di lavoro e della costruzione di un futuro. Forse sicuramente anche per questo la Calabria è una regione che accoglie a braccia aperte, è una regione che comprende il dramma, la sofferenza di milioni di uomini che oggi dal sud del mondo, dall'Africa, dal continente appunto che ha milioni di persone che soffrono la fame, la miseria e quindi si muovono per cercare il futuro, per costruire una vita più dignitosa, più tranquilla, più serena verso altri lidi e quindi verso il nostro paese. La Calabria è proprio per questo una regione che appunto a braccia aperte accoglie ed è una regione che è la mano longa dell'Europa nel Mediterraneo. Ecco perché è una regione di primo approdo.